Allora, noi siamo due ragazze, siamo sotto la scrivania, vi prego venite a prendere. Dovete uscire fuori da casa, che fate sotto la scrivania? Siamo, siamo al secondo piano, ci sono le macerie, crollata la volta, le portone, come facciamo a prendere? Vabbè, ma piangendo non è che risolvete qualcosa, cercate di uscire da casa, no? Come hanno fatto tutti. Perché non possiamo? Aspetti un attimo. Zero, dunque, qua mi trovo proprio al centro di Pechino, al centro qua di Santa Maria. Avrei bisogno di un'ambulanza perché c'è una donna, è stata interessante, che si sente male. Datemi ausilio. Da dove chiamate? Via Barfile 19, l'Aquila. Via Barfile? Sì, 19, l'Aquila. A che piano? Vieni a prendere al secondo piano. Guardi il numero. Mi sto scaricando. Sarebbe l'ultimo piano del palazzo. Vi prego, vedete da prendere. Va bene, mi lascio il cellulare, qualcosa. Sì, ho capito, la discesa quella là che scende la... Ho capito. Dico 19, là è crollato un palazzo, vai. Bene, buonasera. Sicuramente una videosigla differente da quella tradizionale, in una giornata che sicuramente è differente purtroppo dalle ultime che abbiamo vissuto, ma non così diversa da quella di domenica, non l'ultima, quella precedente, quando c'è stata la prima scossa di terremoto in Emilia. Le immagini sono quelle, abbiamo voluto ricordare il sisma dell'Aquila, perché siamo un paese di terremoti, lo sappiamo, nel senso che per chi ne ha memoria, almeno personalmente, il primo che ricordo quando ancora abitavo a Como fu il terremoto del Friuli, ed era il 1976, e dal Friuli la scossa la sentimmo a Como, esattamente come oggi la scossa dell'Una, per capirci, è stata avvertita in moltissime zone del nord Italia. Cioè andiamo, come avrete appreso dai telegiornali, in uno spazio geografico che va da Torino a Treviso, arrivando all'Austria, con al momento in cui stiamo registrando, perché come già vi ho spiegato una volta, l'orario di questa trasmissione, essendo ballerino, molto ballerino, come testimoniato dalla notte scorsa, registriamo nel corso della giornata quanto più è possibile vicino alla messa in onda, quando le condizioni produttive ce lo consentono. Ma insomma, noi stiamo andando in onda e in questo momento l'aggiornamento delle vittime parla di 15 persone morte per l'ultima scossa di terremoto. Ovviamente in questi casi si mette in moto la macchina degli aiuti, la macchina delle emergenze, la macchina dei numeri verdi ai quali rivolgersi per avere notizie. La prima cosa che mi ha colpito, c'era gente che chiedeva oggi pomeriggio: liberate le reti wifi dalle password in modo da poter comunicare in tempo reale le zone più critiche, là dove ci sono stati i problemi principali, per intervenire quanto meglio è possibile, più tempestivamente. Alla luce di tutto questo è evidente che una puntata di AI Piroso, che come voi ben sapete se ci seguite è una sorta di supplemento satirico, non può non tener conto delle circostanze, e il caso vuole che noi avessimo invitato con largo anticipo sulla giornata di oggi una persona
che proprio ha a che fare con l'Aquila, anzi, ha a che fare con l'Aquila nel senso che la casa che ha è all'Aquila, anche se, come molti cittadini dell'Aquila, non vive più in città, soprattutto nel centro storico che è assolutamente transennato e inagibile tuttora, a distanza di tempo, ricordando che 15 sono i morti di oggi, c'erano stati i morti di domenica scorsa, ma le vittime dell'Aquila in una volta sola sono state oltre 300. E proprio per questo motivo, cioè per il terremoto dell'Aquila, l'ospite che sto per presentarvi non vive all'Aquila ma vive fuori, ci dirà lei dove. In realtà l'invito era nato per tutt'altro motivo, perché per la sua attività, per il gruppo di persone con le quali lavora all'Aquila, perché la vita continua e cercano di viverla con ottimismo, noi abbiamo pensato che fosse carino dirle, perché non ci viene a raccontare la vostra esperienza di musicisti, anche di musicisti all'Aquila dopo il terremoto. Nel frattempo c'è stato domenica scorsa e la giornata di oggi. Ma Greta, salve, grazie di aver accettato il nostro invito. Do il benvenuto a Umberto Pizzi, a Fulvio Abbate, che sono i nostri consueti compagni di viaggio. Lei dove vive? Attualmente a Teramo. A Teramo? Sono ancora sfollata. Ancora sfollata? Ancora sfollata. E che impressione le hanno fatto le notizie di oggi? Vabbè, per un abruzzese rivivere un incubo, quindi sembrava di vedere le stesse immagini che poi io ho vissuto all'Aquila durante il terremoto. Durante il terremoto di L'Aquila noi stavamo registrando. Stavate registrando, perché lei fa parte di quale gruppo? Sì, di Orchestra Città Aperta. Orchestra Città Aperta. Sì, che è un'orchestra che si occupa, che fa capo a Carlo Crivelli, al compositore Carlo Crivelli, e a Jonathan Williams, che è un cornista. Sono loro che l'hanno fondata. E ci occupiamo della registrazione del sonoro dei film. Poi Crivelli le compone anche, le colonne sonore. Quindi diciamo così, rifate le colonne sonore? No. Le colonne sonore compone Carlo Crivelli, che perfetto, è il nostro compositore. Noi poi con l'orchestra le seguiamo. Diciamo che l'orchestra l'ha fondata proprio lui per continuare a... cioè prima si andava di solito a registrare all'estero. Scusate, grazie. Si sta registrando. Sì, scusa. Grazie. Però prima... se non lo dico io, scusate, che lo dica qualcuno, Prima le colonne sonore si registravano soprattutto nei paesi dell'est, quindi Crivelli si è detto perché non farlo poi in Italia per non disperdere i capitali all'estero ma anche le capacità, e quindi hanno istituito questo centro di colonne sonore in Abruzzo, a Fossa, che è un paesino che sta proprio in provincia di L'Aquila. E questo paesino dal terremoto come era uscito? Malissimo. Malissimo? Sì, il paese non c'è più praticamente. Le case non è che sono completamente crollate, però il paese si è decentralizzato altrove. Ecco, vediamo qui correttamente rimasto, dalla regia, sì. Fabio Licita arriva nella fossa terremotata, sì. L'ensemble Città Aperta riesegue La Febbre dell'Oro, l'orchestra di Chaplin. E qui credo che ci sia l'articolo di Maria Pia Fusco che... Sì, come dire, sì, perché noi siamo, insomma, tra le altre cose, anche occupati del restauro del sonoro dei film di Charlie Chaplin. Sì, per adesso solo due. No, ma c'ha la voce bassa, ma si sente? Magari non no, la sentiamo no, noi, soprattutto lei, gesto perché con... è un po' anziano. No. Ma le posso... A casa arriva... Arriva a casa, va bene. Che non interessi lei o no. Pizzi, completamente avulso. No, io dormo. Lei dorme? No, volevo dire, non c'entra niente, no. Ma Fossa allora perché lo è vuole un dire? Posto molto famoso, perché si fa un formaggio, sì? Eccezionale. Famoso formaggio? Di Fossa. Delle? Fossa delle Marianne, perché ma è un formaggio Marianne? Che viene fatto a 11.000 metri. La Fossa dell'Abruzzo. La Fossa dell'Abruzzo. Ma no, in realtà, non c'entra niente. Bravo, glielo dica lei, perché io... Il formaggio di Fossa viene da un'altra zona, però non fa niente. Di Fossa, oh, ovviamente cerchiamo anche di regalarvi un sorriso, nel senso che siamo vicini, solidali, per quello che c'è possibile, siamo a disposizione, come dire, sul campo per far rimbalzare notizie utili. Ci sembra doveroso, e ci fa piacere farlo, ripercorrere anche come spesso, quando la natura si risveglia, che è un bel modo di prendere atto del fatto che non possiamo controllare la terra, se le famose falde si mettono in movimento c'è niente da fare, non ci sono
precedenti storici, per cui la pianura padana, come sapete, è un posto dove non ci possono essere terremoti storici. Roma, facendo tutti gli scongiuri, non può essere una città. Benissimo. Dopodiché la madre terra segue dei percorsi che noi non possiamo neanche lontanamente immaginare, per cui ogni volta che ci sono stati questi eventi sismici si apre il dibattito sul erano prevedibili. Beh, l'ha detto lei prima molto bene. Cioè, come se noi avessimo cancellato la possibilità che le forze primarie della natura agiscono se stesse. Sì, tra l'altro con l'idea molto positivistica che sia tutto programmabile e prevedibile, e ho l'impressione che invece noi ce lo raccontiamo perché questo serve a confortare il nostro spirito, la nostra natura limitata, ma ripeto, madre terra segue dei percorsi che noi forse non conosciamo. Nel corso della giornata, tra l'altro, proprio sull'onda delle notizie che arrivavano sul nuovo sisma e purtroppo sui nuovi lutti, ad esempio c'è stato l'incidente che vede protagonista Un giorno da pecora, che è una trasmissione radiofonica condotta tra l'altro da Claudio Sabelli Fioretti, che mia ospitava zia. Red Ronnie. Perché Red Ronnie? Red Ronnie la settimana scorsa, dopo il primo sisma in Emilia-Romagna, si è reso protagonista di una polemica perché ha evocato la profezia dei Maya a proposito dei terremoti, cosa che ha fatto indispettire alcuni, altri invece hanno preso posizione a suo favore, eccetera. Oggi era ospite del giorno da pecora e qui ci sono una serie di tweet che ha fatto Red Ronnie, tra cui uno che dice: avevo avvisato una redattrice del programma Un giorno da pecora, alla prima ironia li mando a fare in culo, per favore non mi chiamate più. E dopodiché aggiunge Red Ronnie, è la fonte Red Ronnie, quindi non abbiamo la presa di posizione di Sabelli Fioretti, ma intanto la registriamo in tempo reale, Un giorno da pecora è il peggior programma, li ho sopportati al telefono sproloquiare con Minzolini e di Formigoni, e poi come se niente fosse, dice lui, lascia intendere, passare al terremoto, fuck off. Va bene, diciamo, il circuito mediatico poi vive anche di queste cose. Vi vorrei ricordare che questi eventi purtroppo non sono una prerogativa soltanto italiana, anzi spesso noi abbiamo notizie di cataclismi che avvengono all'estero, l'ultimo dei quali in ordine di tempo, perché coinvolgeva anche il problema delle centrali nucleari, è stato il Giappone. Credo che abbiamo un servizio. Il Giappone vediamo, grazie. È abbonato. Sì, la famosa onda che era l'onda era l'effetto della scossa sismica in mezzo al mare che dà vita allo tsunami. Sono abituati, poi, infatti, beh, sono abituati, sì, fino a un certo punto. Sono sì, costretti. Costruiscono con grandissimi, all'avanguardia per quanto riguarda i criteri antisismici, ma nonostante questo neanche loro poi riescono a sottrarsi alla violenza degli elementi. Vediamo. これ Abbiamo immagini anche. Grazie per i sottotitoli, Piro. I sottotitoli in giapponese. No. Sono stati molto utili. Abbiamo, credo, immagini dirette da una TV di Padova, invece, che fa riferimento però a quanto è successo. Al terremoto di stamattina. Che cos'è TV 7 Padova? Sì. Non voglio. C'era un programma? Per poter verificare se non vi siano i presupposti per trattenere parte. Scusate, dell'indennità di accompagnamento. Lo senti? Sì, aiuto? Pochino, sì. No, tantissimo. Cos'è forte questo? Qui, pochino. Scusate, io esco perché ho paura. Scusate. Aiuto. Continua anche qua. Le porte. Aiuto. Madonna. Ciao ragazzi. È un terremoto, Gigi.
lampadario come si muove. Aiuto. Vedremo. Io ho paura del e sta roba non ci crolla sulla testa. Ovviamente in questi casi, nel momento in cui si avverte la prima scossa, l'istinto naturale di chiunque è quello di cercare una via di uscita se si trova al chiuso, se si trova al riparo. E in questi casi però mi viene in mente tutti coloro che non hanno la stessa possibilità di uscire velocemente da uno studio televisivo, da un'abitazione, penso ai disabili, penso ai malati degli ospedali, penso persino ai carcerati, scusate, forse sono politicamente scorretto, ma quelli chiusi no, stanno. Fa benissimo. Pensiamo a tutto questo, per cui capirete, ecco, se lo spirito di questa puntata vi pare assolutamente non in linea, non sulla stessa lunghezza d'onda delle puntate abituali, vi prego di scusarci, ma credo che possiate capire come ci sentiamo. Fra l'altro, ha dimenticato di dire che un'onda sussultoria riesce a controllarla emotivamente, mentre un'onda ondulatoria no. Perché ascissa e ordinata vengono meno, cioè quello che tu hai la certezza che questa linea sarà così immediatamente. Lei ha citato il 76, il Friuli. Io ho memoria diretta del Belice, anzi del Belice si dovrebbe dire, gennaio 68. Non abbiamo ricordato il terremoto in Irpinia del 1980, che fu che molto fece, più devastante. Fece molti morti. Fece moltissimi. Abbiamo detto dei morti dell'Aquila, perché io poi ricordo che l'Aquila sono state oltre 300 vittime. Sì, non so la stima ufficiale alla fine, credo 308, ma non vorrei sì, dire un numero che Irpinia fu un'enormità. Tremendo. C'erano dei paesi che sembravano schiacciati proprio da un piede gigantesco. Sant'Angelo dei Lombardi era un'altra località. Andy Warhol in quella circostanza fece un'opera molto famosa. È la prima pagina del Mattino con il titolo Fate presto. Sì, poi il Sole 24 Ore l'ha rifatto lo scorso autunno, Fate presto, ma per altri motivi, per lo spread. Davanti ai terremoti persino lo spread è un argomento che può passare comodamente in secondo piano. Cassa. Oh, sempre in compagnia non solo di Pizzi e di Abate, ma di Greta Salve dell'Orchestra Città Aperta, aquilana sfollata a Teramo dopo il terremoto. Abbiamo un contributo che fa riferimento alla sua attività professionale, cioè al gruppo di lavoro dell'Orchestra Città Aperta, restauratori. Sì, abbiamo... Allora, no, il restauratore è Timothy Brock, che è un direttore d'orchestra, il più grande direttore d'orchestra al mondo di musica da film. Si è occupato lui del restauro delle partiture, noi siamo gli esecutori. Ha scelto noi. Vabbè, ci mettete del vostro però. Ma come viene questo restauro? Sì. Con dello scotch? No, cerco di capire. Anche con dello scotch. No, no. Sì, bella domanda il restauro... Come si restaura una colonna sonora? Allora, lì, diciamo, la difficoltà... Ora io non lo so troppo bene, vi dico quello che so. Comunque... La difficoltà era riuscire ad ottenere poi lo stesso suono che avrebbe voluto Chaplin. Quindi, insomma, per Brock, per Timothy Brock, la difficoltà è stata quella. Però esistono comunque delle registrazioni dell'epoca per cui si è potuto basare su quello. Un po' come se Pizzi volesse rifare le foto di Capà o Capa, sì. Come... degli Alinari, dai. Degli Alinari, va bene. Le mie sono... Ma le sue sono molto meglio, diciamo. No, cioè, ma i mezzi le sono foto diverse. Di Alinari non erano altro che le foto. Io sono stato a fare una festa sabato che non posso tirar fuori, ma era da urlo. Ma si poteva c'erano... fare un libro. Un libro. Vabbè, lei così mi incuriosisce, però. No, ma io non te dico niente, guarda. No. Mi costringete a una citazione. Sì, perché lei c'era alla festa. No, non c'era. Un famoso freddurista, sì. Credo sia stato addirittura Longanesi, commentando i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, disse, ci pensate, sono andate distrutte le lastre originali di Alinari. Dieci! Lei dov'era sabato? A che festa? A Roma o fuori? No, ma io non voglio... Vicino Roma. Vicino Roma. Ed era una festa open? No, ad inviti? No, chiusa al massimo. Al massimo. Io ero invitato. Bofongulo. Ce lo dice? Perché se non ce lo dice, se becca il campionamento. Non fa niente, no. Non fa niente.
Non potevo, non posso. Però lei ha visto cose che Greta Salve... Ma neanche te hai visto. Ma neanche io. Che c'erano? Pennacchioli che si accoppiava con una donna? No, che già sarebbe una notizia. No, lei è fidanzata. Tanto che domenica ha suscitato molto interesse questa cosa. Avevo delle telefonate. Ma dove sei? Perché non ci fai vedere? Ma chi le telefonava? Vabbè, vogliamo vedere il contributo relativo. Poi dopo me lo alla prossima pausa pubblicitaria le storco. Vediamo il contributo musicale, grazie. Capolavoro, grandissimo, immenso. Oh, Greta Salve, laureata in beni storico-artistici. Sì, che non c'entra niente quindi con la mia attività. Vabbè, che poi, c'entra? Volevo aggiungere una cosa. Abate è laureato in psicanalisi e non ha avuto nessun effetto né sulla sua carriera né soprattutto sul suo stato mentale. È vero. Ride, Pizzi ride. No, dicevo, volevo... Ma lui è il vero intellettuale, scusa. Fra noi, intellettuale. Fra noi tre, lasciamo stare la signora Salve. Che intellettualo, si dice, intellettualo. Con la O finale. Può intervenire la signora, se siete d'accordo? Prego. Stava dicendo? No, soltanto volevo dire che anche per la difficoltà di Brock di ottenere lo stesso suono, ma anche per noi dell'orchestra, per i musicisti dell'orchestra, non è, cioè per registrare una colonna sonora devi essere molto eclettico, perché devi essere capace di passare da Stravinsky, non lo so, al jazz, al rock, quindi non è che poi tutti... Sì. Da Paganini a Checco Zalone, cioè deve essere una cosa... Checco Zalone ha fatto quel disco quella, che abbiamo fatto. Mi permetta. Lei è specializzata in quale strumento? No, io in nessuno. Ah, in nessuno? Io, sì, no, perché a casa si chiederanno, dice colonna sonora, quindi... Io sono solo... Che sta facendo? Ieri ho incontrato un signore. Ma che c'entra? Ma è perché eclettismo. Sì. Che si chiama Flaviano Selli e fa l'illusionista. Sì. E mi ha detto, devi portare in trasmissione... Posso salire a casa a prendere un regalo per voi? Ho detto volentieri, una sound machine. Sì. Lei sa cos'è la sound machine? Sì, quella che fa gli effetti, sì. Ed eccola tipo qui. La jingle machine. Sì. Poi? Sì. Basta. Ringraziamo il signor Selli. Sì. Tutto vero. Bene, ovviamente il terremoto... Che c'è ancora gente che fa quella roba. Sì. No, soprattutto io che vi mando in onda, ma non lasciate perdere. Ovviamente la precedente scossa di terremoto in Emilia è stata coperta dai mezzi di comunicazione in tempo pressoché reale, come nella giornata di oggi tutte le reti si sono adoperate per aprire la finestra in diretta, cercare soprattutto non tanto di, per carità di Dio, fare spettacolo sulle immagini del terremoto o sulle vittime, soprattutto cercare di mettere in collegamento tutti coloro che possono dare una mano, sapere esattamente dove immediatamente c'è bisogno, prima di tutto, di un intervento, perché poi bisogna anche, purtroppo in questi casi, selezionare gli interventi, intervenire nelle zone là dove ci sono i capannoni sotto i quali ci sono state le vittime. Questo avviene ed è avvenuto anche per il terremoto di 10 giorni fa. Vi facciamo vedere come, semplicemente con l'audio originale dei luoghi, la PTN
che è il network che fornisce i servizi al telegiornale, ha coperto la notizia. Guardate. È venuto giù del tutto la rocca? No, il castello, un pezzettino è venuto giù. Scusate la mia imprecisione, perché nei tanti contributi che abbiamo preparato anche come memoria storica, le immagini che avete visto sono immagini di oggi. Ora, io non voglio fare, perché in questi casi poi è molto semplice, aprire bocca, dargli fiato e dire parole in libertà. Certo, colpisce che ci siano capannoni industriali costruiti, come del tutto evidente, in tempi recenti, che siano, almeno in una parte, io capisco la Chiesa, perché la Chiesa è stata costruita, quindi sapete, i famosi criteri antisismici, per carità. Ma i capannoni recenti, è possibile che un'intera parete sia venuta giù come sbriciolata? Non voglio... In questi casi, ripeto, bisogna stare molto calmi, rispettare innanzitutto il dolore dei familiari delle vittime, ricordarsi delle vittime, dopo sarà il tempo delle responsabilità, dei controlli, eccetera. Certo, rimane abbastanza sorprendente che in una zona... come l'Emilia-Romagna, dove notoriamente c'è un tessuto produttivo, imprenditoriale, industriale, solido e radicato, ci possano essere incidenti di questo tipo. Abbiamo, a proposito del fatto che poi anche in Italia abbiamo avuto spesso, purtroppo, fenomeni sismici in diverse regioni, prima ho ricordato il Friuli del 76, l'Irpinia dell'80, il Belice del 68... abbiamo avuto l'Umbria, ancora più l'Umbria, abbiamo avuto l'Aquila, i tempi di reazione spesso sono differenti, i tempi di intervento sono differenti. Ad esempio l'Aquila, avete capito, anche qui non voglio fare polemica, ma è proprio una curiosità, quando dovrebbe essere... Pronta? Sì, perché poi non so, perché hanno detto ricostruiremo una seconda Aquila da un'altra parte, a fianco, diciamo così. Poi però molti cittadini giustamente avrebbero voglia di rivedere l'Aquila come erano abituata a conoscerla, a viverla. Per quello temo ci vorrà ancora molto, ma perché poi l'Aquila è una città enorme, non è, insomma, non ha 10 abitanti. E... una bellissima canzone che dice l'Aquila bella a me. Sì.
Sì, sì, la guida bene. Sì, non la conosco bene, però sì. No, ma in realtà poi hanno ricominciato a ricostruire. Credo 2 settimane fa hanno aperto i primi cantieri in centro storico. E lì il problema è che comunque ci sono milioni di progetti, sono tutti edifici vincolati, poi parlare è facile, però i tempi sono lunghi. Non sì, è un che... po' troppo però. Ma Bruno sì, Vespa, sì. Che è dell'Aquila, aveva detto da bordo dell'elicottero pochi giorni dopo, questa città va ricostruita, insomma. Sì. Temo sì, che anche Bruno Vespa se ne doveva fare una ragione. Non solo tempi... Bruno Vespa. No, che quello sarebbe... perché vuole mortificare così il povero abate? Solo Bruno Vespa, anche chi? Altri. Anche Gianni Letta credo che sia di quelle zone. Allora si stava riferendo a Gianni Nostro. Lì hanno fatto fortuna molte persone con il terremoto dell'Aquila. In questi casi la paura è che qualcuno si approfitti sempre delle disgrazie degli altri. Paura anche in qualche caso, data la storia italiana, abbastanza motivata. Nel Pigna, nel Belice. L'unico positivo è stato il Friuli, per la sola ragione che il Friuli era la porta di difesa verso la Cortina di Ferro e aveva un sacco di militari. Non hanno fatto altro che spostarli a dare una mano alla gente... a ricostruire, a Gemona, a sistemare. Ad esempio, ecco. Io non capisco perché, avendo un esercito enorme, invece di mandarli a morire in quei posti infernali, se non impiegarli in questi casi proprio a dare una mano alla gente, capito? Cioè spostarli e proprio dare una mano alla gente. È questa la solidarietà, non è quella... che è emotiva e pilotata. Sì, anche perché le onde emotive hanno vita abbastanza breve. Vita breve. Io non dico cosa dicevano ieri. Ieri gli abitanti del terremoto di 10 giorni fa, cosa dicevano? Che ci siamo dimenticati di loro. Cominciamo a pensare che si siano dimenticati di noi. Sì, sì. Beh, ma del resto Brindisi... c'è stata la bomba di Brindisi, è durata la giornata di sabato, certo. È arrivato il terremoto ha... sostituito l'allarme per Brindisi, dopodiché dopo il terremoto noi rimuoviamo abbastanza velocemente, in realtà ormai anche i grossi avvenimenti durano 48-72 tutti ore. Quanti dovremmo avere una coscienza perché potrebbe capitare anche a noi, per carità, cui... sa, io però vorrei che oltre a noi ce l'avessero gli amministratori, perché assolutamente come in un condominio viene nominato l'amministratore, uno si aspetta che in situazioni di emergenza oltre che gli inquilini e i proprietari sia anche l'amministratore a darsi da fare. In questi casi ti dovrebbe vedere, poi se non fanno cose li mandiamo a casa. In Giappone invece in tempi abbastanza rapidi hanno, vogliamo vedere il prima e il dopo, giusto per ricordarci, addirittura io ricordo, credo l'abbiamo fatta vedere all'epoca, un ponte completamente distrutto dall'onda che abbiamo visto, dall'onda e dal sisma conseguente o contestuale in Giappone, questo tratto di ponte di autostrada completamente distrutto, dopo 7 giorni è stato riaperto. Vogliamo vedere questo servizio? Ho due aggiornamenti in corso d'opera, non c'è, nel momento in cui vi sto leggendo la notizia, non c'è alcuna vittima a parte quella di 9 vicino dentro il Duomo di Carpi, secondo quanto appreso durante la scossa delle 9.01,
sono crollati il crocifisso, una parte di campanile, ma il parroco, a parte il forte shock e qualche ferita superficiale, non avrebbe riportato ulteriori lesioni. Le notizie in questo momento sono comunque frammentarie. Alle 15 di oggi pomeriggio non è stata resa nota alcuna vittima per quanto riguarda i sacerdoti delle parrocchie colpite dal terremoto. Si sono riempite invece di macerie le strade del centro di Mirandola, provincia di Modena, uno dei comuni più colpiti dai terremoti del 20 maggio e di oggi. Tutte le strade che portano al municipio sono piene di detriti caduti dai palazzi. Lo stesso municipio danneggiato gravemente col primo sisma ha perso ulteriori pezzi. Danneggiata anche la facciata del teatro, il cui bar aveva del resto riaperto da pochi giorni. Del Duomo resta invece soltanto la facciata. Va bene, abbiamo il pianeta... Perché Orchestra Folle dal film Il Pianeta Verde? Un omaggio agli orchestrali, a Greta Salve e all'Orchestra Città Aperta. È molto divertente il contributo? L'ha scelto Carmelo. Firivi! Quindi come minimo una tragedia epocale. Prego, vediamo. Le immagini che abbiamo visto prima dell'Aquila in apertura di trasmissione ci sono state offerte, proposte, mandate, inviate da Gianluca Santoro, che essendo nato da queste parti, diciamo, professionalmente parlando, ci fa piacere ricordare e salutare. Dell'Orchestra Città Aperta invece Greta Salve dice: siamo gli unici rimasti in questo piccolo paese fossa. E lo teniamo vivo poiché il nostro teatro è una delle poche cose che non è crollata in un paese ormai fantasma, distrutto dal sisma, che si rianima solo quando ci siamo noi. La gente è felice quando entriamo nella zona rossa e finalmente riprende vita. Quando scende la notte e andiamo via, però il silenzio è fortissimo, impressionante. E invitino Reggio Ronnie anche a sto punto. Comunque la musica, musica dà queste sensazioni, brave. Di riempire il silenzio. Riempie il silenzio, ma riempie anche il cuore della gente. La musica è questo. La musica di quel genere? Certo. Ah, ecco. Ha mai sentito cantare Abate? Tutta la musica. Sì, tutta. Tipo, era tipo il capitano dell'Inter. Zanetti che cantava. No. Sì. Si può dire, si dopo può aver dire. Sentito cantare, dopo aver sentito cantare Zanetti, in Indonesia hanno deciso di sospendere il concerto di Lady Gaga. Le dico solo questo. Deve essere pronta. Cassa, rapido, grazie. Veloce. Oh, sempre in compagnia di Greta Salve. Non ho ricordato che la protezione civile abruzzese ha deciso di inviare, leggo testualmente il comunicato, una colonna mobile regionale per allestire una tendopoli nel comune di Cavezzo, provincia di Modena, in grado di ospitare circa 300 persone. Partenza che è avvenuta nella serata di oggi, a qualche ora, quindi dal sisma. È ovvio che in questi casi, come ho detto, si metta in moto la macchina degli aiuti, i numeri verdi, i conti correnti per esprimere concretamente quel minimo di solidarietà. L'importante in questi casi, lo dico sempre, avendo grande rispetto e dando per scontato la buona fede di tutti, che gli aiuti poi arrivino alle popolazioni che ne hanno davvero bisogno in tempi rapidi,
perché in certe situazioni si tratta di poter dare alle persone la possibilità di dormire, di non avere freddo nonostante la stagione, di avere l'acqua, cioè le cose di base che servono alla vita di tutti i giorni. Per questo c'è il genio. Sì, il genio militare, sì. Che attualmente io tutte le mattine porto mia figlia a scuola e scopro che il genio fa servizio di guardia davanti all'ambasciata spagnola. Forse potrebbe essere utilizzato in luoghi maniera. Più appropriati. Sì, diciamo che in una fase di vacche magre, quale quella che il nostro paese sta attraversando, poi non così magra questa fase come qualche volta ci piace immaginare, ma è sicuramente complicata perché l'Italia è un paese con problemi suoi che si collegano ai problemi della fascia mediterranea. La Grecia già sappiamo, la Spagna ha cominciato a dare sintomi, come dire, di un aggravamento veloce e progressivo anche delle proprie condizioni. In questi casi comunque, di fronte alle emergenze, di fronte ai bisogni della cittadinanza, l'autorità pubblica si deve dare da fare e trovare i soldi subito là dove si può. A questo proposito mi fa piacere in qualche modo prendere atto di qua, mi fa piacere pur essendo io un tifoso di calcio, un tifoso dell'Inter. Lei è tifosa? No. No, Pizzi sappiamo che è uno pseudo laziale, però l'acqua di rose, Abate completamente disinteressato. No, io, diciamo vagamente. Tifo per il Palermo. Pagamente. Ma il presidente Monti, il nostro presidente del Consiglio, oggi pomeriggio ha detto in sostanza, leggo testualmente, è inammissibile che periodicamente si usino i soldi dei contribuenti per ripianare le perdite delle società di calcio. Lo dice Mario Monti censurando quello che denuncia come un malcostume continuo con il moltiplicatore dell'attenzione che il calcio giustamente merita. Non è una proposta del governo, ha precisato il presidente del Consiglio, ma un desiderio che mi pongo da appassionato di quando il calcio era ancora il calcio. Mario Monti circonda di paletti il concetto, ma quella domanda che varrebbe la pena di farsi arriva nel corso della conferenza di stampa di un vertice con la Polonia. Mi chiedo ancora se una sospensione del gioco del calcio per 2/3 anni, non 2/3 mesi, 2 o 3 anni, visto questo caos, non gioverebbe alla maturazione totale. Bravo Mario. Non lo, sì, bravo. Beh, certo, butti nella disperazione persone che non hanno mai avuto un pensiero sul mondo e il calcio gli ha dato la sensazione. Ma quale disperazione? Con tutti i soldi che guadagna. Non stava parlando dei calcio, stava parlando dei tifosi. Dei tifosi, comunque, delle società. Uno ne può c'è pure un a network meno. In questi casi. Sì, noi sì, perché ci abbiamo, siamo profondi, intellettualmente elevati. Lei, parli per lei. Anche lei. Credo che potremmo andare più decisamente a fondo. Lei sopravviverebbe senza campionato per 3 anni? Sì. Molti no. Sì, da tifoso dell'Inter sopravviverei, sì. Se questo servisse a ridarmi un calcio dove, anziché correre dietro ai bilanci gonfiati a babbo morto, cioè tanto prima facciamo i debiti, poi tanto qualcuno pagherà e qualcuno pagherà, poi alla fine paghiamo sempre noi. Giusto, bravo padrone. Vorrei vedere Zeman, per cortesia, possibile futuro, lo dico in questo momento, probabile, sì. Prossimo, allenatore, a lei indica la circolazione, a Pizzichettone, no, allenatore della Roma, pare, magari, dice il nostro regista di Cittadino. Vediamo a proposito di questa ipotesi. No, ho cercato di sopperire con questo strumento. Ho sbagliato tasto, dai, questo. Ha sbagliato tasto. Sì. Ho finito. Ma una scossa elettrica alle sue 2 sinapsi. 2 ne ha. Quante non sinapsi è colpa ha? Mia. 2. Non è colpa sua. Vogliamo per cortesia vedere Zeman quando lo intervistai? Le chiedo in maniera molto diretta, Zeman. Secondo lei il calcio dopo Calciopoli è più pulito? Dovrebbe essere pulito, anche se io sono sempre perplesso, nel senso che se si parlava di un sistema, sistema non lo fa una o due persone, sistema ce ne stanno tanti che partecipano. E quei tanti che hanno partecipato prima ci sono ancora nel calcio. Ma oggi secondo lei ha ancora influenza sul calcio italiano? Ammesso che ne abbia avuto, perché poi tutti ne discutono e ne hanno discusso. Non so, se si mette in discussione questo, allora non c'è più di che parlare.
Io, a me no. Io penso che poi dominio pubblico che c'è nel calcio. C'è ancora. Anche se ha dichiarato giorno dopo che avrebbe abbandonato. Con calcio ha finito. La butto lì in maniera. Allora, premesso che parlare e intervistare Zeman, che mi è molto simpatico, per le cose che dice e anche per le cose che non dice, lascia intendere tra le righe, è come intervistare la Sfinge. Cioè tu fai delle domande, lo guardi in faccia, lui ti guarda e tu non sai se ti tollera, ti detesta, ti stima, ti compatisce. Ma non sarebbe male se le società di calcio, ecco questa è l'espressione con cui normalmente mi ha guardato per tutta l'intervista, esatto, se le società di calcio che hanno comunque bilanci molto ricchi, visto gli ingaggi che legittimamente danno ai tanti campioni che annoverano, si muovessero d'amblè, Juventus, il neopromossa Torino, l'Inter, il Milan, la Lazio, la Roma, il certo. Napoli, il Napoli col presidentissimo Aurelio De Laurentiis, una bella fra di loro si dicessero ma mandiamo X milioni certo. di euro e diciamo ai calciatori certo. vi tassiamo noi alla fonte, ci riduciamo tutti anche noi, compensi, ma dice ma è demagogia, ho capito, ma in questo paese se non fai niente non fai niente, se fai qualcosa è demagogia ed è un alibi per le anime belle per far passare tutto in cavalleria, non è il nostro ma caso. Ma non gli passa manca pagata. Non lo faranno. Grazie Pizzi per questa nota di ottimismo, grazie a Fulvio Abate, grazie soprattutto a Greta Salve di essere venuta a trovarci. Complimenti per l'Orchestra Città Aperta, per il lavoro che fate e per averci ricordato che ci sono stati il sisma di oggi, il sisma del 20 maggio, c'è stato l'Aquila e tutte le altre zone d'Italia dove in qualche caso, credo, ci siano popolazioni che a distanza di anni vivono ancora nei container. Ma esistono ancora le baracche del terremoto di Messina del Reggio Calabria 1908? Ecco. Se prima quella di Pizzi era una nota positiva, con questa abbiamo fatto il botto. Grazie. Sotto via Boccetta, a Messina. Grazie. Prego. Buonanotte.